si è tenuta presso il Centro Congressi Aurum di Pescara la poderosa manifestazione delle liste civiche per l'Abruzzo con lo slogan «Finalmente si è dimesso», riferito all'ex governatore Luciano D'Alfonso. «E la festa, ora la facciamo noi». Tante le presenze in sala, amministratori, sindaci, ex consiglieri regionali, parlamentari, ma a fare gli onori di casa è stato Fabrizio Di Stefano, candidato in pectore per le prossime elezioni regionali. Duro l'affondo nei confronti del PD rispetto alla mancata fissazione della data per le elezioni regionali. Più che la macchina elettorale mia, qui sono le liste civiche, quelle liste civiche che proprio da qui sono partite alcuni mesi fa e voi eravate qui a seguire questa iniziativa, avete avuto occhio e capacità nel capire che avrebbero avuto un percorso di crescita. Oggi mi pare che, nonostante il maltempo, lo abbia confermato, e io, come ero allora presente in quel contesto, lo sono oggi, perché credo che soprattutto in questo momento in Abruzzo c'è bisogno di una forza ulteriore al centrodestra, ai partiti strutturati, per garantire quella spinta in più per vincere le elezioni, ma soprattutto anche per dare un contributo programmatico a quello che dovrà essere il nuovo governo regionale. Purtroppo la data non c'è ed è vergognoso questo traccheggiamento del centrosinistra e del PD. E non si dica che è solo D'Alfonso che ha traccheggiato, qui è un'intera macchina politica che sta cercando inutilmente di resistere per 4 stipendi in più, perché non stanno facendo nulla, e per provare a concludere gli ultimi disastri che hanno iniziato in questo quadriennio, dal progetto Maltauro a Chieti, alle stabilizzazioni di dirigenti di nomina, agli assunzioni alla Sangritana in maniera vergognosa. Non se ne può più, questa è una regione che ha bisogno di altro, non ne può più, sanno benissimo che perderanno, sanno benissimo che la sfida è centrodestra 5 Stelle e stanno traccheggiando troppo. Occorre andare subito al voto, ci sono tempi, ci sono norme che lo stabiliscono, non si può traccheggiare come stanno facendo. Di Stefano invece come è messo con i partiti del centrodestra? Lei sarà quasi sicuramente il candidato alla presidenza, ma ci vuole l'unità della coalizione. Ma io innanzitutto da buon abruzzese sono un po' superstizioso e incrocio le dita. Io vorrei tanto poter fare una sfida per dimostrare che l'Abruzzo non è quello delle vergogne, quello che viene preso in giro da destra e manca, dai programmi satirici come Striscia la Notizia, Le Iene, perché D'Alfonso non si dimette, o peggio ancora non è quello che si ricorda solo per i disastri di Gopiano o per le vergogne come l'ultima che sentivo oggi, che si riaprono le scuole, ancora si risolve il problema Menzi a Pescara. L'Abruzzo è molto di più, l'Abruzzo è la terra di un grande popolo con una grande storia e con una grande tradizione. Dobbiamo tornare a far capire che questa storia, questa tradizione e questo meraviglioso popolo può risplendere di luce propria, perché ne ha le capacità, le competenze e può averne anche i mezzi se la classe politica sarà adeguata a questa storia e a queste tradizioni. Presente all'iniziativa anche l'onorevole Daniele Toto, che ha sposato in pieno la candidatura di Fabrizio Di Stefano. Ma io credo che se il centrodestra vuole vincere deve per forza fare massa, fare aggregazione, deve presentarsi unito. Le elezioni regionali del Molise sono fresche, hanno dimostrato che il centrodestra unito insieme alle civiche sconfigge il 5 Stelle e la sinistra. Quindi la sua domanda è ben posta, ma credo che la risposta sia nei fatti, assoluta. I rapporti con la Lega, tra le civiche e la Lega e tra Forza Italia e Lega, sono abbastanza complicati. Non entro in casa degli altri, però posso dire che la Lega nel tavolo delle trattative fatte all'interno del centrodestra ha sempre detto che la presenza delle civiche è fondamentale. Di Stefano può essere il candidato giusto? Il candidato giusto può essere Fabrizio Di Stefano, perché rappresenta il calibro politico importante, la carriera politica, la capacità amministrativa, la conoscenza del territorio. Quindi sì, assolutamente sì. Non è una decisione che spetta naturalmente solamente a noi, ma credo che partendo da uomini come Fabrizio, che siano in grado di declinare in idee e progettualità importanti, si possa cambiare questa regione.